Ciao Fanta Family, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Dipingiamo gli aquiloni. Sì ragazzi, lo so che è da tanto che non mi faccio vedere su YouTube, ma in realtà non sono scomparsa perché su Instagram e su Facebook sono stata super attiva. Vi invito a seguirmi, vi lascio tutti i link qua sotto. Ci sono un sacco di novità, un sito, un club esclusivo su Facebook, un manuale in arrivo, un manuale di acquerello, insomma tantissime cose. Non sono mai stata ferma, anche se qua non mi avete vista. Allora, vediamo un pochino come dipingere questi aquiloni. Sto usando la carta Saunders Waterford, che mi sta piacendo tantissimo. E vedete, eccola qua. Come vedete, ho già fatto il disegno. Questi sono dei pennelli che sto usando ultimamente e che mi avete visto molto, soprattutto su Instagram. E come acquerelli uso i My Mary Blue. Me ne sono stati mandati di nuovi e non vedo l'ora di parlarvene nel dettaglio perché sono degli acquerelli che sto amando tantissimo, ovviamente extra fini. Allora, questo dipinto in realtà è semplicissimo, si ispira ad una fotografia che ho fatto io, e se volete vedere il dipinto originale e la foto vi invito sia su Instagram che su Facebook, dove metto tutte queste informazioni, questi dettagli. Allora, ho preparato un semplicissimo azzurro freddo utilizzando questo colore di My Mary Blue che loro chiamano cobalto, anche se per me questo qui è un po' più un ceruleo, però mescolato con un po' di turchese. Poi con questo pennellino che fa parte di un set di Da Vinci che si chiama Floral Set, Loose Florals di Fra Wolle. È un pennellino piccolino, ma ha una punta molto affilata e mi serviva per tutti i dettagli. Sto stendendo il colore bagnato su asciutto e c'è un motivo molto preciso, anzi due motivi. Il primo motivo è che voglio un colore pieno, molto pieno, saturo, vibrante. Il secondo motivo è che voglio avere più controllo, quindi riuscire a fare questi dettagli, diciamo, molto precisi, tracciare delle linee nette. Il terzo motivo, quindi ce ne sono tre di motivi in realtà, è che voglio avere il foglio già abbastanza asciutto per creare poi, come vedrete, un effettino particolare, un effettino di nuvole, diciamo così. Quindi con l'acqua pulita adesso, subito, prima che asciughi del tutto, creo delle fioriture, le famose fioriture che tutti odiano e che io invece amo tantissimo e che sfrutto più che posso. Vedete, mi aiutano proprio a creare un effetto nuvole, nuvoline fluffose dei cieli estivi, quindi quelle nuvolette molto rarefatte. Ed ecco qua, semplicemente con acqua pulita. Volendo si può anche usare un pochino di gouache bianca per dare un effetto ancora più ottico, più bianco. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, ho lavorato diciamo come se il dipinto fosse diviso a metà, diviso dalla catena di aquiloni. E quindi faccio esattamente la stessa cosa dall'altro lato, con il colore pieno, saturo, bagnato su asciutto e sfruttando la punta del pennello stendo il mio azzurro. Ho cambiato pennello a questo punto perché volevo un pennello con più setole, un po' più grande, di una misura più grande, però con la punta altrettanto sottile e affilata. Questo qui è un Escoda della linea David Taylor, ne ho parlato tantissimo in tutte le mie dirette Instagram, che tra parentesi trovate registrate su Instagram TV e vi invito a vedere. Ci sono dirette, praticamente ho fatto dirette per tutta la quarantena, ragazzi. E non ho più fatto video su YouTube per svariati motivi, ma ve ne parlerò in un altro video con calma. Questo pennello è molto, molto buono, io mi trovo molto bene con questa linea David Taylor. Ci sono tre pennelli, questo qui è quello medio, diciamo, però contiene molta acqua, ha un bel serbatoio, diciamo così, le setole fanno da serbatoio. Come vedete riesco a fare dei dettagli anche molto sottili, tra cui anche il filo sottilissimo. E poi qua vedete anche la mia testolina che spunta. Non è bellissima da vedere, ma non sono riuscita apparentemente a toglierla.
come vedete, l'effetto degli aquiloni è un effetto un po' masking fluid, quindi quello che potreste ottenere se li aveste mascherati col masking fluid. Io cerco sempre di non farlo, di usarlo il meno possibile o solo per dei dettagli microscopici, dei puntini, dei filini, se proprio devo usarlo. Comunque ho preparato due colori qua, un giallo chiarissimo e luminosissimo e molto trasparente che vado a distribuire così sulle parti decorative dei miei aquiloni e ho usato anche un rosa opera, questo qui è di Schmink, che è veramente un colore pazzesco, sembra un color evidenziatore rosa praticamente, è super fosforescente ed era perfetto per questi aquiloni che hanno dei colori sgargiantissimi. E infatti vedete, uso poi questo rosa puro, sempre in punta di pennello, perché voglio fare dei dettagli piccoli, e lo uso per tutte le decorazioni degli aquiloni. Questi aquiloni avranno all'incirca tutti dei colori simili, e secondo me questa è la forza di questo dipinto, perché le forme degli aquiloni sono diverse, il cielo ha un colore unico, però poi gli aquiloni di per sé hanno dei colori che sono in armonia tra loro, perché i colori ritornano, quindi matchano tra loro. Come dicevo, mi sono ispirata ad una foto, quindi questi aquiloni sono degli aquiloni che io ho visto davvero e non ho inventato nulla. Se avessi inventato probabilmente sarebbero meno armoniosi. La composizione era molto molto carina. Con del viola ho aggiunto anche dei dettagli un po' più scuri e poi ho colorato le parti principali dell'aquilone, degli aquiloni. Quindi il primo è di questo colore che ho creato a partire dalla rosa opera con una puntina di gomma gutta e viene questo colore pazzesco, sempre molto fosforescente, che è un rosa pesca fosforescente, non saprei come chiamarlo. E ci coloro tutto il corpo dell'aquilone, di questo aquilone, l'aquilone centrale. E utilizzando sempre lo stesso colore dell'aquilone centrale, creo il colore del corpo dell'ultimo aquilone, sempre per creare un equilibrio tra questi elementi. A questo punto asciugo bene, perché poi adesso proseguirò colorando con il colore più scuro, che in questo caso nell'originale, nella foto originale, gli aquiloni sono neri. Sapete che io non amo usare il nero puro, quindi userò il tinta neutra di Schmink, che è un colore particolarissimo, che se lo guardate così in camera sembra nero. In realtà non è nero, vedete? È un colore a metà strada tra un viola, un marrone freddo, un grigio scuro. È un colore stranissimo, ma molto bello, che richiama il nero, ma che nello stesso tempo è più vibrante e meno aggressivo di un nero, è meno rigido, meno grafico. Con questo colore molto scuro dipingo gli ultimi aquiloni. Aggiungo anche dei piccoli dettagli sugli altri aquiloni, giusto per equilibrare, e in questo caso alcuni di questi dettagli non c'erano nella foto originale. E l'ultimo aquilone invece lo dipingerò a telecamera spenta, altrimenti questo video sarebbe diventato molto più lungo di quello che volevo io.
Bene ragazzi, ecco qui il dipinto finito. Adesso con il calore del phon rimuovo il nastro di carta. In questo caso ho usato del washi tape perché è più basso, è più sottile. E sempre, mi raccomando, usate il calore per rimuovere il nastro. Ed ecco qua, questo è il mio dipinto finito. Che ve ne pare? Se volete vedere il risultato finale, passate anche da Instagram. Ho fatto un post anche molto poetico. Lasciatemi un like, dei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!